Bene, facciamo il primo momento di lettura spirituale, breve e intenso. Partiamo con il libro di cielo. Andiamo alle origini, dal terzo volume, che ogni tanto fa bene ripassare l'antico, anche perché ci sono brani brevi ma intensi. Questo si intitola Il ricettacolo, io sono il ricettacolo delle anime pure, parole che dice Gesù. Siamo addirittura il 21 dicembre del 1899, quindi siamo proprio i primissimi anni della composizione di questi scritti. Dopo lungo silenzio, questa mattina l'amabile mio Gesù, interrompendolo, mi ha detto: io sono il ricettacolo delle anime pure. Ed io in queste due parole ebbi luce intellettuale che mi faceva comprendere molte cose sulla purità, ma poco o niente so ridurre a parole di ciò che sento nell'intelletto. Ecco. Ma l'onorevolissima signora Obbedienza vuole che scriva qualcosa, anche spropositando, e per contentare lei sola dico i miei spropositi sulla purità. Mi pareva che la purità fosse la gemma più nobile che l'anima può possedere. L'anima che possiede la purità è investita di candida luce, in modo che il Dio benedetto, rimirandola, ritrova la sua stessa immagine. Si sente tirato ad amarla, giunge ad innamorarsi di lei ed è preso da tanto amore che le dà per ricetto il suo purissimo cuore, perché solo ciò che è puro e mondissimo entra in Dio, niente entra macchiato in quel seno purissimo. L'anima che possiede la purità ritiene in sé il suo primiero splendore che Dio le ha dato nel crearla. Niente in lei deturpato, snobilitato, ma come regina aspira alle nozze del Re Celeste e si conserva la sua nobiltà, fino a tanto che questo nobile fiore viene trapiantato nei giardini celesti. Oh, come questo fiore virginale è fragrante di distinto onore. Sempre si innalza sopra tutti gli altri fiori ed anche sopra gli stessi angeli, come spicca di svariata bellezza. Sicché tutti sono presi da stima e d'amore e libero gli danno il passo fino a farlo giungere allo sposo divino, in modo che il primo posto intorno al nostro Signore è di questi nobili fiori. Onde nostro Signore si diletta grandemente di passeggiare in mezzo a questi gigli che profumano la terra ed il cielo. E molto più si compiace di essere circondato da questi gigli, che essendone egli il primo nobile giglio di modello e l'esemplare di tutti gli altri. Oh, com'è bello vedere un'anima vergine! Il suo cuore non dà altro che di purità e di candore, non è neppure ombrata da altro amore che non è Dio. Anche il suo corpo spira odore di purità, tutto è puro in lei, pura nei passi, pura nell'operare, nel guardare, nel parlare, anche nel muoversi, sicché al solo vederla si sente la fragranza e vi si scorge un'anima vergine davvero. Quali carismi, quali grazie, quale amore scambievole, gli stratagemmi amorosi tra quest'anima e lo sposo Gesù. Solo chi li prova può dire qualche cosa che neppure tutto si può narrare. Ed io non mi sento di dover parlare su questo punto, perciò faccio silenzio e passo innanzi. Ecco, ha fatto bene perché questi sono affari suoi, detto proprio iniziare il commento, che non devono essere di dominio pubblico. Allora, in questo nostro mondo così, ecco, appestato, da tanti orrori, non c'è bisogno, ecco, di fare riferimenti espliciti, ma penso che tutti sappiamo molto bene le cose che abbiamo dovuto sentire a riguardo dell'impurità negli ultimi mesi, sentire e vedere, come in ogni mese di giugno ormai degli ultimi anni, sono segni dei tempi che stiamo vivendo, cose che sappiamo bene che fino a 30, 40 d'anni fa, come
come dice la Sacra Scrittura, non se ne doveva nemmeno parlare, adesso sono, come dire, pubblicamente sbandierate sotto gli occhi di tutti, e guai a chi si azzarda, non dico a fare qualcosa, ma anche a esprimere qualche piccola e timida nota di biasimo. Quindi quello che abbiamo ascoltato rimane quello che abbiamo ascoltato. Non c'è niente che è gradito al cielo, diceva il santo curato d'Ars, che abbiamo festeggiato qualche giorno fa, quanto un'anima pura. Sia quelle anime che hanno avuto in parte come grazia, in parte come dono custodito, la verginità, quindi la purezza perfetta, come di questa si parla principalmente qui. Chi si trova in queste condizioni, se qualcuno dovesse sentire queste povere parole, che si trova in condizioni di averla ancora custodita in perfezione, la verginità, si guardi bene dalla svenderla o dal perderla. Oggi viene deriso chi conserva la verginità, ma questo è quello che pensano gli uomini, non è esattamente questo quello che pensa il cielo. Il cielo la pensa molto diversamente, non deride chi conserva la purezza, ma irride e piange su chi la perde, perché la perdita di questa virtù significa, come abbiamo sentito, ritrovarsi deturpati, snobilitati. E certo, Maria di Magdala, che parimenti abbiamo festeggiato da non molto tempo, ci ricorda e ci insegna che la penitenza, il pianto, la preghiera lavano anche le brutture commesse nella carne e riforgiano, riformulano, ripristinano lo splendore dell'anima davanti a Dio. Maria di Magdala fece un cammino abbastanza intenso, tant'è vero che dopo Maria fu colei che meritò di vedere per primo Gesù risorto. Non è un caso che sotto la croce, chi c'era sotto la croce? Proprio le tre presenze sotto la croce, c'era la purezza fatta carne, che è Maria, c'era l'Apostolo Vergine, che è Giovanni, il giglio di Gesù, e c'era Maria di Magdala, che non era certamente un giglio, non aveva custodito il giglio della sua purezza, ma già era andata molto avanti nel recuperare, nel ripristinare tanta grazia perduta. Io ho sempre detto, con tutta la tradizione della Chiesa e con tutti i santi, esorto chiunque dovesse ascoltare queste povere cose a non prestare la minima orecchia a niente di contrario a quello che sto per dire, perché quello che sto per dire non è roba mia, ma è eco di 2000 anni di vita della Chiesa, 2000 anni di dottrina ininterrotta di santi e dottori. La purezza è distintivo dei figli di Dio. Sentiremo nella seconda lettura spirituale, questa sera c'è il martirio di Santa Perpetua e Felicita, Santa Maria Martorta, quindi è veramente qualche cosa di impressionante. La purezza è stato sempre il distintivo dei figli di Dio, quello che hanno portato nel mondo. Il paganesimo era vizio, era impurità. Purtroppo, come ben sappiamo, oggi si fa retorica. Tutto questo è tornato, cioè il cristianesimo è stato rovesciato. Oggi la norma è il vizio, l'impurità. Oggi si considera assolutamente normale vivere con gli eoni pagani e non si sente più nemmeno tanto stati scrupoli di coscienza, insomma, anche nei piccoli centri come quello in cui mi trovo, di matrimoni celebrati in chiesa ce ne sono pochissimi. La grande maggioranza dei giovani convive, neanche si sposano al comune. Oggi la moda è convivere, ma capiamo, insomma, che chi va a convivere non gli passa neanche per la preanticamera del cervello che già avere un rapporto prematrimoniale è peccato mortale. Se uno convive, insomma, no? Che aggiunge al peccato lo scandalo, non c'è più niente nelle coscienze. Gente magari che un po' di catechismo dovrebbe averla fatto, poi è vero che bisogna anche vedere cosa hanno fatto poi al catechismo. Quindi allora noi dobbiamo essere su questo anzitutto rettamente formati. Fino a quando in un'anima non c'è
la purezza, a seconda dello stato di vita, evidentemente, per chi vive nel matrimonio, la purezza va custodita nella castità coniugale, non nella verginità assoluta, ma è una gemma che non può mancare dal patrimonio delle virtù cristiane. Anzi, io dico, se non appare questa virtù, la vita cristiana ancora non c'è. Non è l'unica virtù, dopo ce ne sono tante altre, ecco, da acquisire. Ma come dire, questo deve essere un argomento acquisito, dove non ci sono sbandamenti o fuoriuscite per una persona che sta facendo un cammino di fede. Si archivia nel senso, avendo acquisito la virtù della purezza, e ci si occupa delle molte altre cose, perché magari bastasse essere puri per essere santi, e questo diciamo che è il primo step fondamentale, poi ce n'è ancora da camminare, però come vediamo, questi sono i primi libri di cielo, se ricordiamo, qui il Signore fa un po' un ripasso di tutta quanta l'ascetica classica per 10 volumi, mica per 2 righe, e questa è un'ascetica classica, cioè se uno legge i manuali tradizionali di morale sessuale, cioè, gli viene la pelle d'oca, ecco. Anche molte persone che vivono nel matrimonio, se leggessero certe cose, sicuramente andrebbero a fare meglio la confessione. Tutte scomparse queste cose oggi, rimaste nel dimenticatoio. Anzi, ogni tanto si sente dire una frase che di per sé è vera, ma l'uso che ne viene fatto spesso e volentieri non è tanto per la quale, perché è un uso, come dire, in chiave minimizzante dell'aspetto che riguarda la purezza. Si dice, secondo certa teologia e certa morale, i peccati si riducevano a quello che va dalla cinta in giù. Sì, questo certamente, i peccati non si riducono solo a questo, per carità. Però generalmente viene usata questa frase non per dire una cosa male, insomma. Oltre al sesto comandamento ce ne stanno altri 9, insomma, no? Oltre alla purezza ce ne stanno altre. Ricordo quante sono tra teologali e cardinali e virtù connesse, siamo in ordine, mi pare che erano una cinquantina, una sessantina di virtù, contarle tutte quante, insomma, quindi ce ne stanno tante altre. Ecco. Però dobbiamo anche ricordare che in Re Venerea, dicevano i classici, non datur parvitas materie, cioè nelle cose che hanno a che fare con Venere, cioè nella materia de sexto, non c'è mai materia lieve. Quindi un atto di impazienza certamente non è una virtù. Un atto di impazienza è un peccato veniale, una mancanza alla carità è un'imperfezione, certamente. Una persona che è santa non commette imperfezioni volontarie né mancanze alla carità, però un peccato impuro è sempre un peccato mortale, fosse anche un peccato di pensiero consentito, è sempre un peccato mortale. Non c'è possibilità di materia lieve su questa materia, ecco perché tutta la storia della Chiesa è stata sempre molto chiara su questo punto. E i martiri che hanno subito da anticristiani, lo sentiremo anche questa sera, non c'era soltanto il tormento della carne, c'era anche lo sfregio alla purezza. Sentiremo in Maria Valtorta, non mi ricordo qual era quella martire, che a un certo punto forse l'abbiamo già letta in qualche veglia precedente, per... siccome avevano provato a mandare qualcuno a violentarlo e poi rimanevano impietriti, il giudice l'ha presa, l'ha sollevata in alto, ci ha messo sotto uno spunzone appuntito, e potete immaginare che cosa ha fatto, insomma, no? L'ha fatta precipitare, quindi facendola morire, squarciandogli il ventre con le gambe evidentemente spalancate perché potesse essere lacerata la verginità almeno durante la morte. Questo hanno fatto a quella povera, non è l'unica, per come i nostri padri e madri e fratelli e sorelle cristiane, quando si parlava di questa virtù non c'era per nessuno, così come il mio amico del 28 luglio, il martire della Tebaide, che lo avevano legato nudo in mezzo a un prato di fiori mandandogli una donnaccia vicino e si era tagliato la lingua con i denti e gliela sputata in faccia. Questo è quello che hanno fatto gli eroi per difendere questa virtù.
E oggi, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare qualcosa, perché almeno noi non ce la mettiamo sotto i piedi. Gli altri, come ha detto la Madonna durante il Rosario, preghiamo per quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio e che possano interiorizzare la bruttezza e la nefandezza di queste cose prima che sia troppo tardi.